Terzo spazio del Bianco e Rosso TV Sport con Giancarlo De Peppo e Antonio Genchi. Ci siamo lasciati con le parole di Polenta. Beh, una bella storia quella di Polenta. Poi Giancarlo è comunque un giocatore che farà sicuramente comodo a questa squadra, anche perché dopo 2 anni ha dimostrato comunque di essere un difensore affidabile per la Beh, Serie B. affidabile ed eclettico perché lui può fare sia il centrale di sinistra che all'occorrenza anche il fluidificante sinistro, quindi in caso di assenza di Calderoni può anche sostituire Calderoni. Antonio, è vero che ovviamente le bandiere non esistono più, è difficile anche affezionarsi ai giocatori, però vedere un calciatore che nonostante tutto, nonostante la situazione, decide di tornare a Bari è comunque una bella storia. Sì, l'ho anche scritto nel gruppo ieri, insomma, sono le notizie che ci piace leggere, insomma, Polenta che comunque aveva mercato, cercava Certo, altre squadre in B, Avellino Regina Pescara non sul calciatore. sceglie di venire a Bari, è sicuramente una cosa positiva, insomma. Tra l'altro era venuto a Bari come pupillo e fedelissimo di Torrente, Torrente, quindi il fatto che sia venuto ancora a Bari quando Torrente non c'è più, sintomatico. Beh, parliamo finalmente di questi stranieri che sono approdati al Bari. Allora andiamo subito ad ascoltare le parole pronunciate ieri anche in conferenza stampa da João Silva, attaccante portoghese. Poi Giancarlo, da te voglio soprattutto qualche informazione su questi giocatori. Allora sentiamo João Silva. Ok, lui dice che la Serie B è molto conosciuta nel mondo. Lui dice che è il mio interesse giocare qui nel Bari perché lui ambisce a farsi notare in un campionato bello come quello italiano, quindi ha interesse ad aiutare il Bari ad andare avanti nella Serie B. Non voglio darmi tante aree, però mi dicono che sono bravo di testa, sono un buon attaccante, però riesco anche a giocare nelle retrovie e ad aiutare la squadra. Ma lui dice, pensa di aver fatto la giusta, di aver preso la giusta decisione di venire a giocare nel Bari perché lui reputa il calcio italiano di alta qualità, per cui lui spera un giorno di poter giocare in Serie A, che può significare per lui poter sperare di avere un posto nella nazionale portoghese. To see Drogba, I like to see Pacatoni. Ha fatto due nomi importanti, Drogba e Toni. Allora, tra pochissimo ne parliamo, abbiamo intanto un ascoltatore in linea. Pronto? Buonasera, solo Ciao. una precisazione. Come si fa ad affermare che è preferibile andare a giocare ad Andria? Che Chi l'ha fermato? ha affermato, se non erro, se non ho capito male, il suo ospite, il No, dottor Avvocato De. Giancarlo diceva una cosa ben diversa. Sì, Comunque mi sì, sa che ha concludi il detto tuo sì, bene o discorso male poi. abbiamo 5.000 spettatori ad Andria. Noi a Bari continueremo ad essere i 10.000 fessi portati in barca. Grazie per il tuo intervento, Giancarlo, a te la risposta perché No, non era credo che la proprio così. precisazione la debba fare io. Non ho detto che è preferibile andare ad Andria. Io voglio che si giochi a Bari tutta la vita. Però ho detto il risvolto della medaglia, positivo, forse l'unico, potrebbe essere che ad Andria anche 5-6 mila spettatori fanno fattore campo, Eh perché il certo, campo è piccolo, assolutamente. solo quello. Infatti, giusta e doverosa precisazione. Allora, partiamo, abbiamo sentito le parole di Joe Silva. Giancarlo, che informazioni hai su questo attaccante portoghese che peraltro abbiamo visto anche in una spezzone di gara contro il Brescia? Ma informazioni sono quelle che si evincono soprattutto dai dati strutturali. 1,86 m per alcuni, 1,89 m per altri, ma poco sposta. Centravanti d'area, forte di testa. In quei 20 minuti col Brescia ha fatto intravedere qualcosa. E niente, non c'è solo da aspettare, da sperare. Io a proposito di tutti questi nuovi, dico che forse l'unica cosa per cui dobbiamo essere un po' pazienti è che essendo arrivati tanti giocatori, tanti, più di qualche giocatore a preparazione precampionato conclusa, questi giocatori dovranno amalgamarsi e mettersi allo stesso passo della condizione fisica atletica di quelli che ci sono. E quindi questo Assolutamente. non sarà completamente semplice, bisogna dare un po' di tempo. Un altro ascoltatore in linea, pronto? Sì, solo per dire, non continuiamo a dimenticare che Bari ha avuto sempre due società di calcio e continuiamo a dire, se fosse per noi è preferibile fallire del tutto, come in passato avevamo il Liberty Bari, oggi possiamo anche avere qualche altra squadra della nostra città alla quale legare il nostro cuore. Forza Bari Nuova!
ma grazie. Non Bari del vecchio, grazie. Ormai è marcio il discorso, grazie. Grazie per il tuo intervento. Beh, io dico che bisognerebbe fare un distinguo tra quella che è la società e quella che è poi la squadra e la maglia, soprattutto del Bayern. Tu non so se sei d'accordo, ovviamente tanti tifosi parlano anche di fallimento, tu da che parte stai? Ma al momento la situazione è abbastanza incastrata, ecco, perché molti dicono giustamente falliamo e ripartiamo da zero con una nuova società. Mi trovo parzialmente d'accordo, anche se si sa benissimo che il fallimento, la famiglia Matarrese cercherà di evitarlo in tutte le maniere. Sì, lo ha detto più volte anche l'onorevole Antonio Matarrese. Inoltre anche quelli che sono i creditori del Bari non hanno molto interesse nel iniziare una procedura di fallimento, anche perché rischierebbero di veder perdere i propri crediti se il Bari fallisce. Non lo so, sinceramente io dico che chi vuole investire nel calcio, che possa essere Montemurro, possa essere col suo socio Rapullino o altri imprenditori, io penso che sono liberissimi di farlo. Iniziare con una squadra, magari anche acquistando un titolo di Lega Pro, iniziando con nuove persone, nuovi investimenti, cercare di portare tutti quelli che sono i tifosi delusi, ecco, da questa società dalla propria parte. Ne abbiamo parlato tante volte, abbiamo detto tante volte che qui De Laurentiis e Della Valle non credo che si affaccerebbero neanche dopo un fallimento, e con la riforma dei campionati, con la C unica che ci sarà dall'anno prossimo, con tre gironi, con una sola promozione come si faceva negli anni 70 e 80, credo che risalire dopo un fallimento sarebbe molto molto difficile, quindi meglio mantenere la barca anche in una Serie B che non dà tante soddisfazioni in attesa di tempi migliori. Un altro ascoltatore in linea, pronto? Pronto, Cristian, sono Pasquale da Bari. Ciao Pasquale. Saluto gli ospiti. Salve. Io vorrei dire una cosa, visto che per il sindaco è una patata bollente il fatto di decidere se giocare a Bari o altrove, perché non fanno un referendum e fanno decidere ai tifosi baresi dove andare a giocare? E poi dovevo precisare una cosa, che noi con questi giocatori che abbiamo preso, che oggi attualmente ci sono in squadra, sì, sono giocatori di altre società. Quindi noi il favore lo facciamo alle altre società, di nostro alla fine non abbiamo niente, cioè io devo andare allo stadio a tifare i Bari, se dovesse capitare che esce un giocatore abbastanza bravo, io nel mio cuore già so che andrà altrove a giocare. Grazie comunque per il tuo intervento. Beh, non è proprio così, perché poi il Bari è giocatore di proprietà, ne ha diversi, no? Sì, Giancarlo, poi... E poi come diceva Carlo Regalia, dopo la legge Bosman i giocatori sono tutti in prestito, non è che un giocatore tuo se è molto forte, stai tranquillo che se una società di Serie A, specie di grande livello, gli offre il doppio, il triplo dell'ingaggio, comunque va via. Certo, è preferibile avere giocatori di proprietà, però in questo momento ma non è un fatto assoluto. Sì, di difficile situazione economica, sì. Penso soprattutto anche a Beltrame, puoi avere comunque un giocatore del genere, ovviamente il Bari non ci può investire, però averlo anche in prestito, perché è l'unica condizione posta dalla Juventus, non può comunque che far bene in ogni caso la squadra.